Sono orgoglioso di aver partecipato a questo ricordo e guardiamo avanti perché ci sono delle vedove, degli orfani, dei figli, dei padri, e quindi al di là delle parole sprecate in due anni, noi portiamo aiuti concreti, 10 milioni di euro, che certo non riportano in vita nessuno, però danno una mano ad andare avanti e poi contiamo che la giustizia sia veloce, efficiente, rapida e se qualcuno ha sbagliato paghi. È possibile che ci siano nuove normative a tutela, perché ci sono stati evidenziate ancora lacune? Aspettiamo che le indagini finiscano in fretta. Faccio il ministro, mi ero impegnato a trovare soldi, è uno strumento normativo per aiutare i parenti delle vittime e i feriti, e questo ho fatto. Poi spero che i giudici facciano in fretta il loro lavoro. Un momento la vediamo provato. Quando parli con mamma e papà, da papà, però diciamo che qualcosa di buono abbiamo fatto, dai. Vedere i luoghi della valanga, ho visto che vi ha colpito in modo particolare. Sì, perché io adoro la montagna, sono stato in tanti rifugi, in tanti alberghi, su tante piste da sci. Poi l'Abruzzo è una terra incredibile, non chiede niente, si rimbocca le maniche, parte, corre, ricostruisce, però merita esattamente la giustizia degli altri, non una riga di meno e non una lira di meno. Ministro, chiedono giustizia i parenti? La chiedo anch'io, nemmeno loro. Ripeto, nella prossima vita magari faccio il giudice, in questa faccio il ministro. E quello che mi ero impegnato a fare, fortunatamente, grazie alla collaborazione di tanti, siamo riusciti a farlo in 10 giorni. Cosa l'ha colpita di più in queste ore? Parlare, la voglia di parlare, anche in momenti difficili, di mamme, di papà, di sorelle, quindi mi porto via un pezzettino di questa terra. Poi ci torno, ovviamente. Era la prima volta che ci vedevo, non sarà l'ultima. Ministro, parlare con i parenti ha preso qualcosa di nuovo rispetto a quello che sapeva già su queste tragedie? No, mi hanno permesso di entrare per qualche minuto nelle loro case, nei loro negozi, nei loro ricordi, che è prezioso. Poi, ripeto, i giudici fanno il loro mestiere. Io oggi... No, parlavo proprio a titolo anche personale. Sì, me lo tengo per me, mi hanno dato anche dei ricordi che mi porto a casa. Ha parlato di suo papà Fagnello? Sì. Mi ha detto di non pagare un euro, ma ci manca giusto di essere multati per andare a portare i fiori al figlio. Ci manca anche che paghi un euro. Adesso, se c'è una legge sbagliata, cambieremo questa legge sbagliata.